Allora, terminato il capitolo sui diagrammi di attività e quindi sulla progettazione di processo, in realtà sul processo riprenderemo qualche cosa più avanti quando parleremo di indicatori di processo e quindi ci sarà una vista più di insieme, più dall'esterno del processo che non dal suo interno. Ma anziché parlarne adesso, per ragioni soprattutto di primo novembre, no? Per cui noi parleremo giovedì prossimo e quindi vorrei portarmi avanti e avvantaggiarmi sul laboratorio, cioè sull'argomento di cui dovremo andare in laboratorio al mercoledì successivo, quindi riorganizzato leggermente la sequenza di argomenti, ma è una preoccupazione che deve essere più mia che vostra. Iniziamo a preparare il terreno per l'argomento successivo, che sarà quello dei casi d'uso. No? Però anziché tuffarci nei casi d'uso, facciamo una parentesi che in teoria sarebbe dovuta, diciamo così, una disposizione top-down, essere venire prima anche nel modello concettuale del modello di processo, perché inquadra un pochino il contesto in cui stiamo lavorando. No? Però adesso che abbiamo cominciato a mettere un po' di carne al fuoco, abbiamo cominciato a fare un po' di esercizi, abbiamo anche forse un pochino più di consapevolezza di strumenti e delle informazioni che stiamo gestendo, magari si riesce a capire un po' meglio questa parte, ce lo contestualizza e ci permette poi di approfondire i passaggi successivi. Ciò che stiamo facendo alla fine, questo potrebbe essere quasi, non dico il titolo del corso, no? Ma una parte importante di questo corso, cioè la ingegneria dei requisiti. Ciò che stiamo facendo qua è cercare, di fronte a ipotesi di sistemi informativi, di definire e nucleare quelli che sono i requisiti stessi. Quindi cerchiamo di ragionare un pochino meglio a livello di metodologia di processo. Processo, questa figura in una forma leggermente semplificata l'avevamo già vista all'inizio del corso, un processo di sviluppo di un software, no? Che spesso viene schematizzato con questa sorta di V, no? Di lettera V, in cui c'è una parte discendente e una parte ascendente. Il vertice in basso, etichettato come coding, è ciò di cui normalmente, ciò a cui normalmente si pensa. Cioè si pensa che l'attività di sviluppo software sia il coding, cioè scrivere il codice. In realtà prima di arrivare a scrivere il codice serve una fase, come in tutte le attività ingegneristiche, di progettazione. Cioè tu devi costruire un ponte, l'attività principale non è quella di posare i mattoni o il cemento armato o le travi o le cose di cui sono fatti i ponti. Prima c'è il progetto. La differenza è che senza il progetto arrivi lì, non sai neanche di quanti camion hai bisogno, di quante tonnellate di cemento ti servono, quindi non riesci proprio a far nulla. Nel caso del software, purtroppo, tu accendi un computer e saresti teoricamente già pronto per scrivere il codice. Quindi spesso si arriva al codice troppo presto. Troppo rapidamente, si pensa a questo e ci si ritrova poi con un prodotto software iniziato che non abbia a monte un progetto fatto bene, per cui ti trovi dei mostri essenzialmente amorfi o deformi di tipo software che poi diventano difficilissimi da gestire, correggere, far funzionare, eccetera, eccetera. Quindi, per arrivare a scrivere il codice bisogna innanzitutto riuscire a passare due scogli, due fasi. La prima è capire cosa mi serve, la seconda è passare da ciò che mi serve all'organizzazione migliore che il software dovrà avere per implementare quelle funzionalità, che sono la fase che abbiamo chiamato sempre di analisi e di progettazione, analisi e design. Poi, al giorno d'oggi, quello che si dice è che questa fase non è un percorso che viene compiuto una volta sola, quindi io non riesco, per il tipo di sistemi software che abbiamo oggi, a spremermi le meningi benissimo nel prossimo mese per fare un'analisi perfetta, dopodiché nel mese successivo faccio una progettazione perfetta a partire dall'analisi e poi comincio a fare l'implementazione del sistema senza più tornare indietro su queste fasi. Questo raramente ce lo si può permettere, questo tipo di processo, perché impiegherebbe sicuramente dei tempi lunghi e richiederebbe una conoscenza all'inizio
nella fase iniziale di analisi che spesso non abbiamo. Cioè, spesso quando stiamo sperimentando con nuove tipologie di sistemi, nuove tipologie di applicazioni, le informazioni cominciano ad arrivare quando gli utenti cominciano a usare le prime versioni. E oltre alla famosissima pressione del time to market, che fa sì che se hai avuto una buona idea e la lanci sul mercato il giorno dopo a un tuo concorrente, in realtà lui si prende l'80% del market, del mercato, e te sei fortunato se riesci ancora a portare a casa il 20%. Con la stessa idea, semplicemente perché è arrivato il giorno prima, la settimana prima, il mese prima, adesso. Allora, ciò che si fa oggi, sempre seguendo questo percorso, è di percorrere questa linea più e più volte in iterazioni strette. Quindi magari questo lo posso fare in iterazioni di 2 settimane, 4 settimane, in cui ragiono su quali sono i requisiti che dovrà avere la prossima versione del sistema, progetto, implemento, e avrò una versione del sistema che sarà minimale perché ciò che sono riuscito a implementare in 4 settimane. Ma poi tale ricomincio da capo e mi chiedo, avendo questa versione già finita, quali funzionalità, quali caratteristiche, quali requisiti, no, posso aggiungere per la seconda versione e così via. Quindi siamo abituati ad avere un sistema di rilascio continuo di versioni software, le quali sono già funzionali, anche se incomplete, e mantenendo la funzionalità diventano via via più complete. Poi dipende, molte volte le prime iterazioni di questo ciclo sono iterazioni interne, cioè non lanciamo sul mercato un'applicazione che ha proprio 2 funzionalità di base e basta. La usiamo internamente per testarla, magari con dei gruppi di tester, come fa un po' di programmi Insight, di Windows, di Office, di questo e di quest'altro, che ti permettono di dire: guarda, c'è un programma che non è finito, però se lo vuoi testare, aiutarmi a scoprire dove funziona, dove non funziona, dove ti piace, dove non ti piace, io non ti pago e tu lo puoi fare. No? In cambio di avere un programma prima degli altri, sfrutti o condividi la tua esperienza, e questa esperienza degli utenti viene usata nelle iterazioni successive. Di questo coinvolgimento degli utenti parleremo, diciamo così, un pochino più dettagliatamente nella parte finale del corso. Quindi, per ora, quel che premeva dire è che questo percorso può essere percorso una volta sola nel ciclo di vita di un software progettato con metodologia tradizionale, no? Normalmente questa metodologia tradizionale viene chiamata a cascata, waterfall, no? Cioè l'acqua scende dall'alto verso il basso, attraverso una serie di gradini e poi arriva in fondo. Oppure può essere iterata con una metodologia più agile di sviluppo, più dinamica, insomma, a questo punto dipende dalle caratteristiche, no? dell'azienda, del prodotto, del metodo di sviluppo. Ma in ogni caso, prima di scrivere una riga di codice, chi deve scrivere quella riga di codice deve sapere a che cosa serve, qual è la funzionalità, il requisito che si richiede al sistema di avere, di quale io sto richiedendo al sistema di avere una certa funzionalità. E affinché il sistema abbia questa funzionalità, qualcuno deve scrivere il codice in modo da implementarlo. In mezzo la parte di progettazione sta a dire: ok, ma però questa riga di codice dove la scrivo? Come organizzo il sistema? Quale parte sono sul client? Quale sono sul server? Quali controlli ci sono? Quali funzionalità ci sono? Quali moduli software organizzo? Quali librerie utilizzo? Eccetera, eccetera. Questo è ciò che fa la fase di progettazione, che prima di scrivere il codice crea il contesto, la struttura, l'architettura, hardware, software, prodotto software, in cui questo software andrà scritto. Questa è la fase di sviluppo. Dopodiché ho la parte destra della V, che è la fase di verifica. No? E quindi, una volta che ho il codice scritto, questo codice dovrà sottostare a una serie di verifiche, di test, che normalmente procedono dal basso verso l'alto. Cioè, io ho scritto un piccolo modulino, allora devo testare quel modulo. Poi il modulo che ho scritto, ho testato io, lo mettiamo insieme ad altri 10 e vediamo come si comportano insieme, test di integrazione. E poi li andiamo ad agganciare ai sistemi già esistenti, quindi testiamo l'integrazione con i sistemi esistenti. E così via. Ogni passaggio, no, devo verificare che la riga di codice che ho scritto stia andando a migliorare, non a peggiorare, diciamo così, il sistema che sto costruendo, secondo quelle che sono le specifiche che via via ho scritto.
Quindi queste frecce qua orizzontali mi dicono che i documenti di progetto e di analisi servono sia nella fase di sviluppo, perché chi scrive il codice deve sapere cosa fare, sia anche, forse più importante, nella fase di testing. Perché io verifico che il sistema faccia la cosa giusta. E come faccio a sapere qual è la cosa giusta? Beh, devo averlo scritto da qualche parte. Devo avere da qualche parte il riferimento che mi dica se questo comportamento del sistema è quello che ci si aspettava, che era stato richiesto, oppure meno. Quindi questi documenti che li abbiamo visti in fase di discesa come documenti di progetto, in fase di risalita li vediamo come documenti di test, che specificano come fare a verificare che il sistema effettivamente faccia la cosa giusta. Fino al test finale, l'ultimo, quello del committente, del cliente, che mi dice sì, il sistema che mi hai fatto era ciò che volevo, e quindi firmo, rassegno, perché accetto, diciamo, la fine del lavoro. Ma questa è la parte sempre un pochino più critica, perché questo test di accettazione c'è il rischio che venga fatto rispetto ai bisogni del cliente, che non è detto che io abbia compreso completamente, o molto spesso anche il cliente stesso non ha capito bene cosa gli serviva. Quindi su questa parte qua è un po' critico lavorare. Questa linea tratteggiata separa appunto quello che è il livello della committenza, dell'interazione con la committenza, con la parte di sviluppo del sistema. Poi ovviamente lo sviluppo non avviene seguendo questa V, avviene in parallelo. Lo sviluppo e il test avviene in parallelo, via via che ogni singola funzionalità viene implementata. Oggi si lavora con strumenti che sono chiamati strumenti di sviluppo, che sono chiamati CI, Continuous Integration, integrazione continua. Cioè, nel momento stesso in cui tu salvi il tuo file sorgente su cui stai lavorando, dietro le quinte in automatico questo file viene preso, compilato, messo insieme agli altri, e viene creata una versione del sistema completo con le tue modifiche, se non contiene errori di compilazione, altrimenti ti compare una bella X rossa sul tuo cruscotto e tutti vedono che quel modulino lì non sta funzionando, tu l'hai rotto, eccetera. E si cerca quindi di andare avanti con un sistema in fase di sviluppo, quindi incompleto, che può avere dei problemi, eccetera, ma che stia continuamente integrando i contributi delle persone che ci lavorano. Quindi proprio questo, per aumentare la produttività, si stanno proprio inventando questi sistemi per cui, non dico in tempo reale, ma entro la giornata tu dovresti riuscire a capire l'effetto del lavoro che hai fatto in questa giornata, il lavoro di implementazione che hai fatto in questa giornata. Vabbè, questo è un po' il percorso ideale con le varie fasi di cui è composto il sistema. Dove sta il problema o l'importanza di quella lato discendente della V? Sta nella complessità, nella difficoltà, no, di riuscire a comunicare e mantenere la conoscenza di ciò che il sistema deve fare. Questa è una variante di una vignetta che circola da decenni, no, questa è una variante un pochino più recente, perché fate a colori, ce ne sono altre che sono in bianco e nero, che ci raccontano che cosa succederebbe se un'altalena fosse un prodotto software, no? Allora ci direbbe che arriva un cliente e ti spiega ciò che vuole, e dalle parole del cliente lui ha spiegato questo, ha descritto questo tipo di altalena. Il project leader l'ha capita in questo modo, no? Qui c'è un problema di comunicazione, di comprensione reciproca. L'analista, parlando col project leader, l'ha progettata in quest'altro modo. Il programmatore, sempre colpa dei programmatori, in realtà l'ha implementata così. Il consulente, il business consultant, l'ha descritta come una cosa strabiliante. La documentazione è questa, quindi di solito non c'è o si dimentica, non c'entra niente. In fase di installazione hanno installato questo prodotto. Racconta la fattura che ha ricevuto il cliente per una cosa fantasmagorica, il livello di supporto, quindi come è stata supportata negli anni, e cosa il cliente realmente voleva, che è una cosa magari più semplice, più diretta, ma diversa da come l'ha descritta lui innanzitutto.
cioè ti descrive una cosa ma in realtà in mente sua ne vuole un'altra. Perché? Ma perché non è un esperto, non è lui l'analista che ha i dati, le specifiche del sistema. Lui ti descrive un bisogno e i termini con cui ti descrive il bisogno potrebbero non essere quelli più adatti, quelli più corretti rispetto al linguaggio di chi deve poi implementare quel sistema, che ha un modo di ragionare, un modo di descrivere le cose diverso. Lo vediamo anche nei nostri esercizi di modellazione concettuale. C'è scritto un testo, la prima volta che lo leggi si capisce, poi quando cerchi di capirlo per davvero, cioè puoi rimodellarlo, farlo tuo, saltano fuori milioni di dubbi, no? Però solamente nel momento in cui cerchi poi di rimapparlo su una rappresentazione molto più rigida, che non sia una chiacchierata in cui ti racconta una bellissima idea. Poi se volete, se avete voglia, c'è la versione estesa di questa figura, no? Che aggiunge degli altri passaggi intermedi. Forse quella che mi piace di più è quando è stato consegnato, cioè in pieno inverno, però ormai non servirà più, effettivamente. C'è anche l'altra carina, questa la devo spiegare perché non sapete cos'è il dig effect, l'effetto dig. Dig è un sito web in cui di fatto vengono un po'... adesso non è più tanto in voga, no, però l'idea è cosa succede al tuo sito quando improvvisamente diventa popolare. Cioè voi lavorate su una nuova applicazione per dei mesi, cercate col marketing di farla conoscere a qualcuno, nessuno se la caga, permettetemi il termine, poi a un certo punto c'è un tizio che scrive un articoletto su una rivista molto letta o su una pagina molto seguita, eccetera, eccetera, e tu dai i tuoi 10-12 utenti al giorno, di cui 3 sono i tuoi parenti, passi a 10.000. No? Cosa succede? Che non funziona più niente, ovviamente, perché tu non avevi mai dimensionato né testato il sistema sotto sforzo, sotto stress, sotto carico. Quindi l'unica occasione nella tua vita che avevi per farti conoscere, per acquisire clienti, questi clienti, se va bene, vedono un sito che non si apre proprio, se va male, vedono un sito che continua a dare errori da tutte le parti. Ovviamente non ci torneranno più, no? Quindi questo fa parte anche di una, sempre della parte di progettazione, cosa succede se, qual è la dimensione, il dimensionamento del sistema, il dimensionamento dei clienti, eccetera, eccetera. Quindi, con tutti questi aspetti qua, che partono tutti dalla stessa causa, cioè la mancata conoscenza e comunicazione di tutti gli aspetti importanti del sistema, cioè di che cosa fa lui, come è fatto, e del suo ciclo di vita del sistema stesso. Allora, per cercare di gestire questa fase esiste proprio questo processo che prende il nome di ingegneria dei requisiti, no? Che è il processo che stabilisce, leggo questa frase, i servizi che il cliente richiede da un sistema. Ovviamente i requisiti sono l'output di questo processo. Questo è un processo che a un certo punto produce dei requisiti. Quindi questi requisiti, lo spiega dopo, sono la descrizione dei servizi che il sistema offre, le cose che fa, le funzionalità che possiede, e i vincoli, che sono altrettanto importanti delle funzionalità, i vincoli all'interno dei quali opera il sistema. Vincoli che sono stati identificati sempre durante il processo di ingegneria dei requisiti. Quindi sono due cose essenzialmente: cosa il sistema fa e quali sono i vincoli all'interno del quale si muove. Adesso, se è un sistema bancario, il vincolo è che i soldi non devono né sparire né crearsi da nulla, ma devono, diciamo così, i saldi quadrare sempre. Sto facendo un'applicazione mobile, magari il vincolo è che possa funzionare anche se in un certo momento la rete viene mancata, quindi magari la funzionalità ridotta, ma qualcosa posso riuscire a fare. Quello è un vincolo in più. E poi avremo modo di vederlo. Quindi abbiamo una parte, se vogliamo, positiva, cioè che cosa il sistema deve fare, una parte costruttiva, e una parte di divieti. Un vincolo significa che il sistema non deve fare una certa cosa, oppure deve avere una certa qualità, e il fatto che abbia questa qualità limita la possibilità di scelta, diciamo così, nel modo in cui lo implementa. Se l'applicazione deve funzionare anche quando il telefono è disconnesso, allora certi tipi di scelte non le faccio più, quelle che magari richiedono una connessione continua, e quindi devo fare delle scelte progettuali diverse.
Se è un'applicazione che deve uscire in 10 lingue diverse, farò delle scelte proprio progettuali, architetturali, di come organizzo il software, diverse rispetto al caso in cui l'applicazione debba avere una lingua sola. Perché allora vuol dire che tutti i messaggi, tutte le finestre, tutte le immagini, eccetera, li devo separare nettamente rispetto al codice, perché devo poterlo cambiare e tradurre al volo. Mentre invece se ho una lingua sola posso mettere direttamente i messaggi dentro il codice, volendo, no? O dettagli di tutto il genere. Daremo poi dei nomi più precisi a questi due aspetti. E quindi cosa succede? Quali sono le azioni, no, che si compiono in questo processo di ingegneria dei requisiti? Ma questi sono quattro passaggi principali. La sollecitazione dei requisiti, quindi cercare di farli emergere, l'analisi, la formalizzazione ed eventualmente la fase poi di verifica. Lo vedremo passo per passo. Qui stiamo ancora nella fase di requisiti. No? Quindi nella nostra figura, torno indietro alla prima figura, siamo qua, in questo blocco, analisi dei requisiti, non siamo ancora nella fase di progettazione. La fase di progettazione si differisce dalla fase di analisi dei requisiti perché nella fase di progettazione comincio a descrivere come il sistema sarà costruito, sarà strutturato, con la sua architettura, eccetera. Nella fase di analisi dei requisiti devo proprio evitare di fare queste ipotesi su come il sistema sarà strutturato, e cercare di capire solamente che cosa fa il sistema in termini di funzionalità e in termini di vincoli. Cercare di dare una descrizione che sia ancora neutra rispetto alle varie possibilità di implementazione. In questo modo i requisiti sono più indipendenti dalla tecnologia e quindi anche più longevi, nel senso che se poi la tecnologia sotto ti cambia, vabbè, potrai riprogettare o reimplementare delle parti, ma alla fine stai soddisfacendo gli stessi tipi di requisiti. E questi requisiti cosa sono? Come li scriviamo? Beh, dipende, no? Dipende molto dal livello che ci poniamo, dipende molto da chi lo scrive e chi lo deve leggere questo requisito. Quindi può essere un'affermazione molto di alto livello. Quindi il sistema deve essere molto, vabbè, stavo per dire molto veloce, ma rapido in risposta, in realtà questo scopriremo che non è un requisito, perché veloce quanto? Se non ho un modo per poter verificare se quel requisito è soddisfatto oppure no, quel requisito non vale nulla. Però potrebbe essere una affermazione generale, il tipo, non so, il sistema permette di gestire il carico didattico degli studenti verificando il numero di crediti inseriti. Una frase che capiamo, sappiamo di cosa stiamo parlando, perché? Ma sappiamo di cosa stiamo parlando perché siamo nello stesso dominio, innanzitutto, perché è un dominio che conosciamo, no? Da anni. E quindi sappiamo tutte le sfumature di ciò che può succedere. Se dici questa frase a qualcuno invece che non si intende di istruzione universitaria, probabilmente non capisci di cosa stai parlando. Però è una frase generale. Oppure uno potrebbe mettersi a scrivere tutte le formulette e le disequazioni che fanno sì che ti permettono di dire se il carico di dati che hai è valido o non è valido, è troppo basso, troppo alto, eccetera, eccetera. E poi allora lo formalizzi a un livello, lo descrivi, scusa, il requisito a un livello più formale. E in mezzo c'è di tutto. Possiamo avere dalla frase scritta in italiano all'insieme di equazioni, che in realtà sono un passo prima rispetto al codice, puoi avere le varie descrizioni in UML, potresti avere altri tipi di modelli, diagrammi di flusso, tabelle, descrizioni più o meno formali. C'è tutto un ventaglio di possibili rappresentazioni di questi requisiti. Perché devono esserci vari modi? Non possiamo decidere una volta per tutte i requisiti si scrivono così e basta. E no, perché purtroppo i requisiti sono una porta. Una porta che separa due ambienti, il fuori e il dentro, il cliente e l'esecutore. Un documento dei requisiti deve fare due lavori contemporaneamente. Da un lato, vediamolo tra esecutore e committente, è il documento in cui il committente si accorda con l'esecutore su che cosa dovrà fare il sistema. Allora, da un lato dovrà essere comprensibile al committente, ma il committente è esperto di certe cose e deve essere scritto in un linguaggio che lui capisca, non può essere scritto in un linguaggio troppo tecnico, troppo informatico, troppo elettronico.
se no il tuo cliente che magari fa sistemi di automazione per la vigna non capisce di cosa stai parlando e non potrai mai riuscire, diciamo così, a firmare, a accordarsi un capitolato che di lavoro che deve essere affidato, che sono specifiche di questo sistema. Quindi da un lato deve essere sufficientemente comprensibile e, diciamo, dal cliente ipotetico, è anche tutto sommato non troppo vincolante, nel senso che io ti prometto di fare un sistema che faccia questo, poi come lo faccio, quelle scelte progettuali che farò, ma le decido poi io. Così come se metto qualcosa e metto un bando di gara per trovare un fornitore che mi costruisca un certo sistema, e devo lasciare al fornitore la libertà di progettarlo con gli strumenti, con i metodi che gli sono più congeniali, no? In modo che a questo punto io poi potrò andare a scegliere tra le varie proposte che mi vengono fatte. Quindi la specifica deve essere in un certo senso aperta, cioè devo dirti cosa fare, ma il come farlo non fa parte di questa parte della specifica, farà parte poi della progettazione. Ma allo stesso tempo, una volta che sono riuscito ad accordarmi con il mio cliente sullo specifico di un determinato sistema, quella stessa specifica diventa la Bibbia per chi lo dovrà implementare, perché ciò che c'è scritto in quella specifica fa fede, esattamente, dice esattamente ciò che il cliente desidera, e quindi ciò che deve implementare deve rispettare quella descrizione. Quindi nello stesso tempo deve avere il sufficiente livello di dettaglio per permettere un'implementazione chiara e completa, corretta soprattutto. Quindi non può essere troppo vago. Quindi è una bestia strana questo livello di requisiti, di esplicitazione dei requisiti, no? Perché da un lato devono essere flessibili e comprensibili, dall'altro devono essere sufficientemente rigidi per poter guidare un'attività di sviluppo software. Ok, non è vero che è un'attività di sviluppo software, perché la specifica dei requisiti non va direttamente a guidare l'implementazione, perché è mediata da un processo di progettazione in cui questa specifica viene rimasticata, no, da un gruppo di progettisti software che poi decidono cosa implementare. Però in ogni caso nella specifica deve esserci scritto come si deve comportare il sistema, se no ciò che progetto io qua rischia di essere ciò che mi invento, l'altalena diversa, rispetto a ciò che invece il cliente voleva e il mio venditore si è accordato col cliente stesso su altre funzionalità rispetto a quelle che sto implementando. Quindi questi due livelli sono entrambi requisiti, e ovviamente ci dovrà essere un mix di linguaggi in cui esprimere questi diversi livelli di precisione. E infatti spesso si dividono i requisiti in due livelli, che qua sono chiamati requisiti utente e requisiti di sistema, o requisiti di sviluppo in italiano, proprio per distinguere quelli che sono il sottoinsieme dei requisiti complessivi che possono e debbono essere compresi anche dal cliente o dall'utente del sistema. Quindi ti descrivo le caratteristiche del sistema e tu, cliente, te li scrivo in un modo che tu le possa comprendere e tu possa dirmi se sono corrette e alla fine accordarti sul fatto che questo è il sistema che desideri. Dopodiché il fatto che questo sistema sia scritto in un linguaggio di programmazione piuttosto che in un altro, sia abbia dietro un'architettura di un certo tipo piuttosto che un'altra, al committente spesso non interessa. Allora è inutile andare a complicare la spiegazione con dei dettagli più tecnici che sono sì importanti per chi dovrà sviluppare il sistema, ma non lo sono tanto per il committente, il quale è interessato solamente alle funzionalità complessive. Allora, questa seconda parte dei requisiti li chiamiamo requisiti di sistema, che descrivono come alcune di queste funzionalità che sono presenti nel requisito utente vengono o debbono essere implementate all'interno del sistema. Questo tendenzialmente non fa parte del contratto rispetto al cliente, ma potrebbe essere parte di un contratto rispetto, diciamo così, a un consulente o una società terza che mi aiuta con l'implementazione.
Io nella fase di progettazione ci aggiungo ai requisiti utente, aggiungo i miei documenti di progetto che entrano a far parte dei requisiti di sviluppo. Quindi è un processo anche qua incrementale, man mano che andiamo avanti si aggiungono dettagli, come sempre, fino ad arrivare al dettaglio ultimo che è il codice stesso. Qui ci sono alcuni, c'è un esempio, no? di cosa vuol dire. Qui parla di un software che permette di gestire un sistema documentale, che permette di gestire i documenti online, no? Questo è un po' il contesto di questo esempio. Allora, requisito utente potrebbe essere: il software deve fornire delle modalità, una o più modalità, per rappresentare ed accedere a file esterni che dovranno essere modificati da altri strumenti. Cioè, immagina che avete un sistema di gestione di documenti, a un certo punto c'hai un file Word e allora devi riuscire a capire che è un file Word, invece c'è magari il punticino a fianco, e se ci clicchi sopra lui ti deve aprire Word in modo che tu lo possa editare. E se invece è un file di un altro tipo, ti dovrà aprire il programma opportuno. E quindi l'utente deve poter riconoscere che quello è un file esterno, quindi c'è un problema di rappresentazione, farlo vedere, farlo capire all'utente, e poterci accedere usando gli strumenti più opportuni. Questo magari non scritto in due righe, ma scritto in quattro, si può spiegare, si può far comprendere. È una funzionalità importante o no per te, caro cliente? Sì, no? Come? Quanto è più importante rispetto ad altra? Quanto me la paghi se l'aggiungo? E cose di questo genere. Fatto questo, ci si chiede che cosa comporta dal punto di vista dell'implementazione l'avere una funzionalità di questo genere nel sistema. Allora, se devo avere una funzionalità di questo genere, io devo avere, a livello di requisiti di sviluppo, devo avere un modo attraverso cui l'utente possa definire quali sono i tipi di file esterni. Cioè, magari il sistema mi arriva con predefinito Word, PowerPoint, Excel, AutoCAD e PDF a 5 tipi predefiniti, ma l'utente usa un certo programma di modellazione che sa solo lui e vuole poter definire e gestire documenti di quel tipo. Ovviamente dovrà definire: ok, i file con questa estensione sono di questo tipo, lo dico io utente del sistema finale. Allora, affinché l'utente lo possa dire, il sistema deve permettergli di farlo, deve prevedere che lo si possa fare. Diciamo noi, è ovvio, ok, è ovvio, ma devi scriverlo. Perché se non lo scrivi non è ovvio per niente, perché quando dai da implementare il sistema a qualcun altro, se non è scritto non te lo implementa. E quando tu dici è ovvio, lui ti dice ok, è ovvio che fa altri 50.000 euro. Adesso non per questa cosa, perché se non era previsto all'inizio, ovviamente nessuno è tenuto a farlo. Okay? Quindi bisogna esplicitare l'ovvio. A questo punto dobbiamo poter dire qual è il mapping tra i tipi di file e magari l'estensione, in modo per identificarli. E a questo punto, per ogni tipo di file, devo dire qual è il programma da lanciare, da far partire. Ok, questo è un file di modellazione, che ne so, solida, e lo fai partire KPA quando l'utente lo apre. Poi magari possiamo voler personalizzare l'icona con cui questo file viene visualizzato. E quindi un'altra funzionalità che il sistema deve avere. Non ti basta solamente solo dire un modello 3D di elementi finiti, ma ci metti l'iconcina vicino. Ed eventualmente queste icone possono essere 1.4 personalizzate dall'utente. Magari ho un set di icone predefinito, lui sceglie quella che più si avvicina, oppure permettiamo all'utente proprio di caricarla sua. Questa è una funzionalità che magari può esserci o non esserci. E infine, ok, l'1.5 è la vera funzionalità. Cioè, dato l'esistenza di tutte queste funzionalità precedenti, allora finalmente potrò dire che quando l'utente seleziona un file di un certo tipo, il sistema lo visualizza con l'icona opportuna e se lui decide di aprirlo, lo apre col programma opportuno. Allora, il tipo opportuno, l'icona opportuna e il programma opportuno sono tutti i dati che l'utente può aver inserito personalizzato all'interno del sistema. Allora, questo è il dettaglio, chiaramente non andiamo a discutere col cliente. Per lui è ovvio, deve essere ovvio, no? O magari non te lo dice, ma nel momento in cui gli dai un programma dice ok, questo qua ti permette di aprire anche i file Word e PowerPoint. Sì, ma Excel? Non si può, perché il sistema era pensato per Word e PowerPoint, no? Non è un risposta accettabile.
vuol dire che non ho fatto bene la progettazione. Nella progettazione devo capire che magari questa funzionalità deve essere implementata in modo versatile e quindi si spezza in tante funzionalità più piccole, che interessano sicuramente agli sviluppatori, interessano sicuramente a chi fa il progetto, a chi stima i costi, perché più, di queste, più cose di questo tipo hai, più tempo ci vorrà, più funzionalità dovrai implementare, più funzionalità dovrai testare. Ma tutto questo verrà poi riassunto al cliente dicendo ok, per fare questo mi servono 8 mesi e 8 euro, 8 settimane e 8 euro di lavoro. Quindi sono, convivono questi due mondi, un mondo più descrittivo, più macro funzionale, cioè definisce le macro funzioni che sono quelle che sono importanti all'utente, che sono quelle che alla fine trovate scritto sulla scatola del software o sul sito web, no? Quando andate a vedere un programma online, cosa fa questo? Andate, c'è una, di solito un titolino che si chiama Features. Le feature in italiano non saprei come chiamarlo, le caratteristiche, ma non rende, le funzionalità sarebbero, però non è funzionale, c'è qualcosa di più, perché magari non sono tutte funzionalità nel modo in cui le definiremo tra un attimo col termine funzionale. Allora, sono le cose importanti per te. Se io scelgo questo programma perché tra le cose che faccio sono quelle che mi servono. Poi dopo andiamo a vedere come le fanno, lo installo, lo provo, eccetera. O leggo la documentazione. Allora questo è un possibile progetto di dettaglio per implementare una di quelle features, una di quelle caratteristiche, una di quelle funzionalità. Tra l'altro una cosa che vorrei farvi notare già da adesso è ad esempio prendere la 1.4. Se io decidessi di cancellare la 1.4, perché sono nei casini, non riesco a consegnare in tempo, siamo in ritardo col lavoro, è tutto più complicato di quanto pensassi. Se decidessi di cancellare la 1.4, tutto funziona lo stesso. O la ritardo, vabbè, la 1.4, il fatto di poter personalizzare l'icona lo facciamo nella versione successiva. La prima versione non avrà questa funzionalità. O addirittura non avranno le icone, per dire, c'è solo il nome. Allora cancelliamo anche la 1.3. Si può fare. È chiaro che non ho il sistema completo se tolgo delle funzionalità. Ma le funzionalità possono essere pensate separatamente l'una dalle altre. Sia le funzionalità di alto livello, potrei dire che questo sistema A non ha questa caratteristica sopra, sia la progettazione di più basso livello di queste funzionalità è fatta di tante azioni, tante sottofunzionalità, diciamo, che se non progettate bene sono indipendenti l'una dall'altra. Il più possibile, non saranno mai 100% indipendenti. E questo mi permette è il grado di flessibilità che mi permette di giocare con la pianificazione del progetto. Perché non sarà mai tutto esattamente come lo pensavi. Hai pensato in un modo, man mano che vai avanti ti accorgi che devi aggiustare il piano, aggiustare il piano di attività. E allora devi poter avere la possibilità, senza dover ricominciare da capo, di mettere o togliere, aggiungere, spostare certe attività. Magari da una data a un'altra, da una consegna, da una versione all'altra, da una consegna all'altra, così. E quindi avere questi mattoncini che puoi attaccare e staccare a seconda dei casi. O decidere di implementare prima uno piuttosto che l'altro. Perché magari l'1.5 serve a un altro pezzo del sistema, e allora cominciamo a implementare questo. Che nella prima implementazione non permetterà di personalizzare nulla. Avrà solo Word e PowerPoint cablati dentro. Poi man mano aggiungiamo gli altri pezzi, nell'ordine che riteniamo più importante. Più importante ai fini di un corretto sviluppo del progetto. Quindi, quando faccio la progettazione, devo tener conto non solamente di cosa fa il sistema, ma anche poi, come dicevamo, del suo ciclo di vita, di come lo costruisco pezzo per volta e lo testo. Quindi abbiamo un continuo, in certo senso, in termini di livelli di dettaglio sui requisiti. Noi abbiamo parlato di requisiti utente e requisiti di sistema, in particolare della parte software del sistema, perché poi ci sarebbero requisiti di sistema hardware, no? In realtà c'è ancora un livello ancora più basso, cioè da quando io ho scritto 1.4 devo fare questo,
Allora dimmi qual è il nome della funzione, il nome del modulo che fa questa cosa, quali parametri riceve, dove salva i dati, eccetera, eccetera. Allora a questo punto diventa poi la specifica del software stesso. Quindi non è più un requisito di sistema, il sistema deve fare questo, ma diventa poi una prescrizione su qual è il modo di implementarlo. E quindi questa è la parte poi di progetto. Vedete che cambia il termine da requirement diventa design. Il progetto di come il software implementerà quella funzione che io ho richiesto in modo dettagliato a livello di requisiti di sistema. Ecco, a destra, rispetto a questi tre livelli, vedete le figure che possono essere interessate a discutere o a capire o a leggere questi vari livelli di requisiti. Il requisito utente è qualcosa che sicuramente comprende sia, diciamo, lui chiamato il livello del manager o il buyer, no? Il cliente che ha un'esigenza, i suoi esperti tecnici, gli utenti finali del sistema, che non è detto che siano il cliente, perché magari poi il cliente vuole questo sistema per fornirlo ai propri utenti, quindi questi utenti finali anche possono essere, anzi devono e dovrebbero essere coinvolti nella definizione dei requisiti iniziali, e poi ci sono le persone che dovranno sviluppare il sistema. No? Quindi i sottocontraenti e system architect sono coloro che definiranno l'architettura generale del sistema. E poi però quando scendo vedo che il cliente l'ho perso, posso tenermi magari i tecnici del cliente che possono essere interessati a seguire la fase di progettazione, a verificare che ciò che sto progettando sia compatibile dal punto di vista tecnico con i loro sistemi, non più dal punto di vista funzionale, la funzionalità l'abbiamo già decisa. Però magari se tu implementi questa cosa in questo modo è un casino, perché noi abbiamo dei server che sono fatti in modo diverso, allora troviamo una soluzione diversa. Può essere utile continuare a interagire con gli utenti finali, soprattutto per fare dei testing iniziali, per verificare che le scelte di progetto che si fanno siano poi utili e comprensibili agli utenti finali, con gli reali utilizzatori del sistema, e cominciamo a tirare dentro gli sviluppatori. Perché ovviamente la fase di progettazione è poi quella che impatta gli sviluppatori, e quindi è giusto che partecipino, che siano in grado, devono saper leggere cosa c'è scritto qua dentro e capirlo. E ovviamente poi alla parte successiva abbiamo solamente, diciamo, perso tutta la parte di utenti finali e abbiamo solamente più i tecnici, le figure tecniche che lavorano su questo livello. Quindi, così come si scende da descrizioni più generali, descrizioni più specifiche sul sistema, descrizioni più specifiche sul software, anche le persone coinvolte saranno diverse, ma quasi sempre vedete che ogni persona è a cavallo tra due livelli diversi. Sono persone che devono comprendere un livello per poter creare quello successivo. Ma questo, visto dal punto di vista dei documenti, vuol dire che deve essere leggibile da figure, no, di livello diverso, e quindi questa dualità di comprensione. Noi stiamo facendo diagrammi di attività, diagrammi delle classi, per noi sono una cosa abbastanza complicata, segue una serie di regole ben precise. Però se voi la prendete, lo fate vedere a qualcuno che passa nel corridoio, un diagramma di processo ad esempio, qualcuno ci capisce. Se col ditino segue le frecce, poi non capisci tutti i dettagli del token, eccetera, eccetera. Però è una base visiva su cui poter descrivere queste cose. Poi, se tu guardi con quelli che fanno la lista nelle aziende di consulenza, non usano l'UML perché fa paura, è un po' troppo arido, usano i disegni colorati, ma in sostanza poi è quello, per far vedere che cosa succede nel sistema. Ecco, e questi requisiti possono appartenere a quelle principali, grandi famiglie, in funzione della loro natura. Cioè il discorso che facevamo prima, requisito utente, requisito di sistema, è una questione di livello di dettaglio e di popolazione per la quale questo requisito è stato scritto. Ma poi il requisito in sé può essere, come abbiamo fatto sempre ora come esempio, un requisito funzionale, cioè che mi descrive una funzionalità che il sistema deve fornire. Devo poter personalizzare l'icona.
Quindi vediamo il sistema come un insieme di funzionalità che esso può offrire. La somma di tutti i bottoni che ha, la somma di tutte le voci di menu che ha, la somma di tutti i posti in cui posso cliccare, cioè ogni volta che clicco in un punto attivo una sua funzione. Qual è l'insieme di tutte le funzioni? Se poi quel bottone non c'è, non lo tolgo, non ho quella funzione, una funzione in meno. Quindi mi dice quali sono appunto le funzionalità che il sistema offre agli utenti, detto in altro modo, le azioni che gli utenti possono compiere sul sistema. L'insieme di tutte le cose che gli utenti possono fare usando quel sistema. Posso inserire un dato, posso cancellarlo, posso ricercarlo, posso taggare l'amico, posso caricare una figura, eccetera, eccetera. Ognuna di queste funzionalità ovviamente poi viene decomposta nelle sue sottofunzionalità, inserisci, cancella, modifica, ritaglia, eccetera, eccetera. Ma sono tutte caratterizzate dal fatto che sono, tendono a essere, come dicevamo prima, abbastanza indipendenti, cioè il fatto che io posso o non posso caricare la foto del profilo non mi cambia nulla nel resto del sistema, sì, lo cambierà dal punto di vista grafico e estetico, ma il fatto che non posso modificare la foto profilo non mi impedisce di mandare un messaggio, ma semplicemente il messaggio arriverà senza la mia faccina vicina, fine. E così come il fatto che io possa modificare la foto profilo si può fare anche se non c'è la funzionalità per mandare messaggi. Quando noi pensiamo a queste funzionalità le pensiamo di solito indipendenti l'una dall'altra. Ciascuna può vivere, entro certi limiti chiaramente, se no poi il sistema non fa più niente, può vivere separatamente rispetto alle altre. Invece ci sono dei requisiti che sono trasversali, sono più pervasivi. Li chiamiamo, per mancanza di un nome migliore, requisiti non funzionali, quindi funzionale o non funzionale. Alcuni li chiamano quality requirements, ma in italiano suona male, nel senso che i requisiti di qualità, sembra che siano quelli più belli, e i requisiti qualitativi dà il messaggio sbagliato, perché qui non c'è niente di qualitativo, tutto molto quantitativo, cioè sì o no. Non è qualitativo nel senso massivo, sì, la parola è buona, ci mette d'accordo, no, sono comunque requisiti precisi. Che cosa rappresentano questi requisiti qualitativi? Beh, quelli che prima erano chiamati vincoli. Ma quando definivamo il processo di ingegneria dei requisiti abbiamo detto produce le funzionalità, i servizi che il sistema deve offrire e i vincoli. Cosa sono questi vincoli? Sono i vincoli sul modo con cui le funzionalità, quindi quelle del punto precedente, i requisiti funzionali, possono essere implementati. Vincoli sul tempo di risposta, vincoli sul tipo di interfaccia utente che possono creare, vincoli sulla lingua, vincoli sulla robustezza, vincoli sulla facilità d'uso, vincoli sul linguaggio di programmazione, vincoli sulla compatibilità, quali browser, con quali browser funziona, anche quelli del 2001, su quali sistemi operativi funziona, eccetera. Qui ci sono tutta una serie, in che lingua è scritto, quindi vincoli sull'internazionalizzazione. Funziona anche se non c'è la rete, qual è la larghezza di banda minima necessaria, quanta banda consuma, quindi quanti dati consuma. Io voglio un'app bellissima, strafighissima, ma che sia al massimo grande 1 MB. Perché so che i miei utenti hanno dei telefoni sgualfi e non gli stanno le app grosse sopra. Allora, se voglio che la scarichi, non deve essere piccola. Quello è un vincolo. Devo fare 1000 funzionalità? Sì, ma però devono stare dentro 1 MB. Ce la faccio o non ce la faccio? Boh. Però è un vincolo. Un vincolo vuol dire che se hai 1,001 MB, come con l'autovelox, non va bene. Hai superato il limite e quindi quel prodotto non soddisfa quel tipo di vincolo. Questi vincoli non funzionali, quindi questi requisiti non funzionali, descrivono dei controlli aggiuntivi, no? delle proprietà, per quello si chiamano anche quality, delle qualità aggiuntive di velocità, di usabilità, di lingua, internazionalizzazione, portabilità, eccetera, poi vediamo la tassonomia che cerca di riassumere un po' tutti, che si applicano al sistema nel suo complesso, non alla singola funzione, ma al sistema nel suo complesso.
Da quello che prima ho accennato, li ho accennati col termine di requisiti pervasivi, cioè il fatto che ci sia un requisito non funzionale influenza tutto il sistema. Se io dico come requisito non funzionale il sistema deve essere scritto nel linguaggio JavaScript, tutto il sistema deve essere scritto nel linguaggio JavaScript. Non è che posso poi cambiarlo dopo. Pensate a un requisito funzionale, a un certo punto cambio idea e decido che non ho più una foto profilo ma ne ho due, una privata e una pubblica. E vabbè, ci sarà una funzione in più da implementare, ma tutto il resto sta in piedi. Sì, dovrò ritoccare un po' la pagina di visualizzazione, ma sono piccole cose, sono piccole aggiunte che non vanno a modificare il grosso di ciò che esiste. Se invece uno a metà dello sviluppo mi dice, ma sai cosa, non facciamo più in JavaScript, facciamolo in C#. Prendi, butti via tutto, uccidi la persona e poi ricominci da capo. No? Così come uno a metà progetto dice, ma sapevi che non era in italiano questa cosa, bisogna farlo in 8 lingue. Allora, a parte il fatto che qualcuno ti dovrà fornire le traduzioni del nome di ogni bottone, eccetera, vabbè, questo lo mettiamo a parte. Ma se io ho impostato un software sapendo dall'inizio che doveva essere in multilingue, l'ho già impostato in un certo modo. Ogni volta che stampo un messaggio, non stampo mai aperte virgolette il messaggio di virgolette, ma vado a leggere una tabella del database con un codice messaggio che è univoco e poi si mapperà sulla singola linea. E vabbè. Sono modi per farlo, questo. Non sto parlando di nulla di fantascientifico, semplicemente un requisito che io conosco prima e mi vincola, no? Mi determina il modo in cui implemento le funzionalità. Quindi questi non mi stanno dicendo che funzionalità devo implementare se è in 8 lingue, ma mi sta dicendo che tutte le funzionalità che implementerò dovranno essere in 8 lingue, tutte dovranno essere in quel linguaggio di programmazione, tutte dovranno essere fruibili attraverso uno schermo 800x600 di quelli che c'erano una volta, tutte. Il vincolo che dicevo prima, l'app deve essere più piccola di 1 MB. Allora, se io ho un requisito funzionale che non funziona, cioè quando l'utente cerca di cambiare profilo non ci riesce, o il sistema si pianta, oppure lui carica l'immagine e poi rimane sempre l'immagine vecchia. Allora, quella lì non funziona. Quel requisito non è soddisfatto, c'è un errore, va corretto. Dove? Nel codice che implementa quel requisito. Un requisito non funzionale. Io voglio che l'applicazione sia grande al massimo 1 MB. È grande 1,2. Cosa devo toccare? Sicuramente il requisito non è soddisfatto, quindi il sistema non va bene. Dov'è il problema? Dov'è l'errore? Dove lo correggo? Boh, dappertutto. Non c'è un punto unico, no? Mentre i requisiti funzionali di solito sono localizzati, l'implementazione, il soddisfacimento del requisito funzionale è localizzato in qualche parte del sistema, il soddisfacimento del requisito non funzionale no. È l'effetto del sistema nel suo complesso. Se dico che un sito web deve rispondere in meno di 200 millisecondi, 2 decimi di secondo, e ogni singola funzione di ogni singola pagina, di ogni singolo bottone, di ogni singola funzionalità deve rispondere in quei tempi. Tutto. Quindi basta che anche solo una pagina non sia stata pensata con in mente quel requisito, che l'intero sito non va bene. Non è il requisito funzionale che ha sbagliato, che l'ho implementato in modo sbagliato, è che chi l'ha implementato non aveva presente l'insieme di tutti i requisiti non funzionali che devono essere applicati come vincolo allo sviluppo. Quindi questi sono di meno, cioè mentre su un sistema un po' complicato di requisiti funzionali puoi averne tranquillamente centinaia, e quelli non funzionali magari ne hai di meno, ma sono più forti in termini di impatto sullo sviluppo. Il sistema, una cosa, il sistema deve funzionare anche se manca la corrente elettrica. Sì che si può. Ne fai due in due posti diversi, collegati in due città diverse, che se manca la corrente da una parte e dall'altra non manca, li colleghi con delle linee ridondate, si può. Costa 3 volte tanto. Si può. Però una singola corrente ha un impatto, diciamo, devastante su come progetti il sistema. Di tipo non funzionale. Poi c'è una terza categoria di requisiti non funzionali, sempre,
che vanno sotto il nome di requisiti di dominio. Questi sono subdoli, perché sono i requisiti non funzionali sottintesi, in qualche modo, o impliciti nel fatto che la voglio un certo dominio, dominio applicativo. Cioè, se io sto facendo qualche cosa nel dominio, che ne so, sanitario, quindi tratto i dati delle persone malate, in un ospedale, ad esempio, in un ASL, in un centro di analisi, ma anche in un centro sportivo, magari. Il fatto che io tratti dei dati sulla salute delle persone si porta dietro in automatico tutta la normativa sulla privacy, sulla sicurezza dei dati, la riservatezza, eccetera, eccetera. Tutti i permessi che devi chiedere, ma poi anche la modalità in cui puoi gestire i dati, come puoi, diciamo, devi salvarli in un certo modo, eccetera. Questo non è che te lo vado a spiegare. Se stai lavorando in modo nell'ambito medicale, devi sapere quali sono le normative che si applicano all'ambito medicale. Se fai un'applicazione di gestione, che ne so, di un bilancio, devi sapere tutte le regole fiscali a cui deve sottostare la gestione di bilancio. Non te lo sto a dire, è implicito in quel dominio lì. Se devo fare una componentistica per settore automobilistico o per settore aerospaziale, si portano dietro una serie di controlli in più, di vincoli in più, eccetera, eccetera. Ad esempio, ci sono alcuni sistemi aerospaziali ad alta sicurezza in cui, parlando proprio di codice, è vietato allocare la memoria dinamicamente, perché crea un comportamento imprevedibile della centralina. Allora, vuol dire che certi tipi di linguaggi di programmazione non li posso usare, che anche in altri linguaggi che posso usare certe operazioni non le posso fare. Ma non è che il committente me lo deve spiegare o me lo scrive lui. Questi vincoli sono vincoli, quindi requisiti non funzionali, sottintesi, impliciti, conseguenza del fatto di lavorare in un certo momento. E ovviamente di questi devo tenere conto, come o più degli altri. Vabbè, qui abbiamo già fatto gli esempi a voce. Allora, noi ci stiamo immaginando quindi la costruzione di una descrizione dei requisiti di un sistema dove ci saranno ovviamente sia requisiti funzionali che requisiti non funzionali, e il nostro nemico principale, come sempre, come in tutto questo corso, è l'ambiguità. Perché sennò ricadiamo nel problema dell'altalena. Abbiamo un bel descrivere le cose, ma se le descriviamo in modo che non è opportuno, non è adeguato, non è preciso, poi ognuno dentro ci legge ciò che vuole, ci vede ciò che vuole. E quindi bisogna garantire che il tipo di descrizione sia dia sufficiente garanzie di venire compreso in modo unanime dalle diverse persone che sono coinvolte. Ad esempio, nell'esempio di prima, no, qua si diceva di selezionare, aprire un programma opportuno per visualizzare i dati, per visualizzare il file esterno, e questo termine, un programma opportuno per visualizzare, non ha proprio il viewer, non ha proprio il software, un external tool veniva chiamato, può essere letto in un modo diverso. Può essere letto dicendo, guarda, per ogni tipo di file c'è un programma appropriato per poterlo aprire. Oppure, se può essere scritto, lo sviluppatore l'ha letto in modo diverso, ha detto, ah no, devi tu sviluppare un visualizzatore opportuno che sia in grado di visualizzare tutti i tipi di file. Che sono due cose molto diverse. Uno ha n programmi, ciascuno può visualizzare un tipo di file, il sistema deve scegliere quello. L'altro invece è un mega programmone, nel caso B, che è da solo in grado di leggere tutti questi formati e visualizzarli. Quindi diventa hai bisogno di uno visualizzatore ma multiformato. Mentre in altro caso hai tanti visualizzatori, uno per ciascun formato. Quando dico questa frasetta qua, viene aperto da Apro Viewer, può essere entrambe.
Quindi una frase che sembra innocente, ma voi lo sapete bene questo fenomeno, perché questo meccanismo, perché tutte le volte che leggete un testo d'esame riuscite a vedere in quelle frasette cose completamente diverse da quelle che avevamo immaginato noi nello scrivere, ma è normale, sta nelle cose. Okay? Il fatto di avere una frase che tu scrivi, cioè proprio con la migliore delle intenzioni per significare una certa cosa, e poi chi la legge riesce, no, a comprendere in modo completamente diverso. E quindi in qualche modo dobbiamo darci dei requisiti di qualità su come devono essere scritti questi requisiti. Cioè, io ho scritto i requisiti, tu li hai scritti, mi sono meglio i miei o i tuoi? Sulla base di che cosa li valuto? Allora, chi studia questo problema ha identificato questo tipo di, diciamo così, qualità, filtro di qualità sui requisiti. Allora, come deve essere il requisito perfetto? Allora, innanzitutto devono essere corretti. Cioè, la correttezza del requisito deve descrivere ciò che il sistema deve realmente fare. Un requisito corretto descrive una funzionalità reale che il sistema deve implementare. Non deve richiedere una cosa che in realtà il sistema o il cliente non voleva che il sistema facesse o non gli serviva. Quindi questo è il punto principale, deve descrivere la cosa giusta. Ovviamente per sapere se ho descritto una funzionalità nel modo corretto, dovrò andare a coinvolgere l'utente o il committente o l'utente finale per verificare ciò che ho scritto. E a cui serve che il cliente o l'utente finale sia in grado di comprendere il requisito. A volte il requisito non si può comprendere semplicemente leggendolo o ragionandoci sopra, a volte il requisito lo si può comprendere giocandoci. Facciamo una demo, facciamo un prototipo, facciamo finta. Facciamo uno schizzo di come verrà il sistema, dell'interfaccia. Era questo che intendevi? Se è questo che intendevi, l'ho scritto nel modo giusto? Purtroppo bisogna essere un pochino pedanti in questa cosa, ma è l'unico modo per essere sicuri che ciò che ho scritto sia la trascrizione corretta di quello che è l'effettiva esigenza. Qui fa un riferimento alla tracciabilità, perché i bisogni cambiano. La comprensione dei bisogni cambia, quindi può anche succedere che tu oggi mi abbia detto sì, va bene così, poi tra due mesi, quando io te lo consegno, ti dici: ma sei matto, cosa hai combinato? No, me l'avevi detto tu, no, non te l'avevo detto, io pensavo una cosa, eccetera. Allora, avere un sistema, no, che sia in grado di tracciare le varie versioni dei requisiti, le varie interazioni, l'approvazione dei requisiti stessi, come quelli più complessi, diventa importante. Vabbè, il requisito non deve essere ambiguo, quindi deve avere possibilmente una sola interpretazione possibile, nel rispetto delle possibili molteplici implementazioni. Cioè, quella cosa la posso implementare in modo diverso, ma tutti questi modi diversi rappresentano la stessa funzionalità, rappresentano la stessa caratteristica. E quindi una conseguenza della non ambiguità è il bandire l'utilizzo dei sinonimi o di perifrasi. Non a caso noi siamo partiti facendo il modello concettuale in sé ha anche un glossario, cioè stiamo dando i nomi ai concetti e decidiamo di usare sempre quel nome. Allora, nell'esempio che abbiamo fatto i vaccini, abbiamo chiamato una classe figlio e questo termine l'abbiamo ripetuto forse 2000 volte. Non abbiamo mai detto figlia, non abbiamo mai detto bambino, forse l'ho detto e mi sono un po' corretto, non abbiamo mai detto ragazzo, non abbiamo mai detto paziente, perché nel modo concettuale abbiamo chiamato figlio. Allora, quello è il suo nome, non ambiguo, definito, come se avessimo un glossario dei termini e si usano solamente quelli. E nel requisito, se la stessa parola compare, cioè se lo stesso concetto compare 20 volte, verrà scritto 20 volte il termine corretto. Non devo fare frasi carine, mettere il sinonimo, mettere la perifrasi, mettere il pronome, perché quello crea ambiguità. Metto il termine esplicito, fine.
E tutti devono essere d'accordo su uno di quel termine, quindi sia chi lo definisce, chi lo utilizza, chi lo scrive, chi lo legge, no? Essere d'accordo su questo. Quindi quello che per noi è il modello concettuale, magari per un utente, per un committente, non glielo facciamo vedere come modello delle classi, glielo facciamo vedere come glossario, che è un concetto che per lui è più chiaro, ma è comunque un modo per definire il termine. I requisiti dovrebbero essere completi. Qui molto difficile, nel senso che nei requisiti dovrei descrivere tutti gli aspetti significativi del sistema. E quindi nei requisiti vado sia a rappresentare ciò che il cliente mi dice, sia ciò che il cliente non mi dice, ma io so che ci deve essere, per ragioni esterne, per ragioni implementative o per ragioni, diciamo così. Il cliente dice il sistema, l'utente deve poter fare questo, questo e quest'altro, io penso sì, però occhio che devo anche avere tutte le funzionalità di login, di registrazione, di recupero password, eccetera, eccetera, questo lo so io, lo aggiungo perché lo so, però ci deve essere. Non posso fare un sistema bellissimo, ma non ti puoi registrare, quindi non lo puoi usare. Così come la competenza significa che devi prevedere che cosa succede non solo nei casi normali, ma soprattutto nei casi anomali. Cosa capita quando l'utente tocca nel posto sbagliato, schiaccia il bottone sbagliato, inserisce un dato non corretto, inserisce un dato duplicato, inserisce un dato mancante, inserisce dati incoerenti tra di loro? Siamo davanti tutta la notte, perché gli errori che possono fare gli utenti sono infiniti, no? E quindi in tutti questi casi dovremmo decidere come si deve comportare il sistema. Perché poi chi lo implementa questa domanda se la fa a un certo punto. Ok, allora c'è una stringa che deve essere lunga 20 caratteri al massimo, e se è di 22 cosa devo fare? Troncarla, prendere solo i primi 20, prendere gli ultimi 20, segnalare l'errore all'utente, rifiutare tutto, esplodere. Una qualche cosa devo farlo, perché non ci devo accorgere, non ho scelte. Il programma fa una cosa ben precisa in quel momento. Io devo aver pensato prima a cosa fare in quel momento. Poi magari non è che devo scrivere un requisito per ogni singolo campo di input, però delle regole generali, cioè ogni qualvolta un dato è al di fuori del suo range, il programma, il sistema si deve comportare in questo modo. Però devo dirlo. L'altra cosa complicata da ottenere quando l'insieme dei requisiti è più lungo di una pagina, quindi da due in su, è la coerenza interna. Cioè garantire che i vari requisiti, magari dicevamo ne ho 20, 30, 100, 200, pensiamo che sono requisiti funzionali, sono più facili, che non siano in conflitto tra di loro, non siano in contraddizione tra di loro. A un certo punto a pagina 7 c'è scritto una cosa, a pagina 44 c'è scritto il contrario. Che il sistema deve fare una cosa che è in conflitto, in contrasto con quella di pagina 7. Allora, questo è chiaramente, non esiste nessun sistema che possa implementare dei requisiti contraddittori. La contraddizione è una forma di ambiguità. L'ambiguità ti permette di fare una certa cosa in due modi diversi, la contraddizione è addirittura ambiguità a monte, nel senso che hai due descrizioni diverse incompatibili per la stessa funzionalità. Quindi ad esempio, no, tu hai nel modello concettuale un certo campo che contiene, che ne so, un numero intero, e poi a pagine più avanti, quando direi come è fatta l'interfaccia utente, magari hai uno slider che può assumere anche dei valori reali, dei valori frazionali. Oppure si può mettere un campo di testo. Allora, è una coerenza molto lontana, cioè tra due parti molto diverse del sistema. Però insieme una delle due deve cambiare. No? Cose di questo genere. Oh, poi ovviamente non illudiamoci, nel senso che la perfezione non si può raggiungere, senza andare a scomodare il teorema di Gödel per l'incompetenza matematica, però è praticamente impossibile avere un sistema descrittivo che sia contemporaneamente completo e coerente. Okay? Quindi da qualche parte
di solito si cerca di cedere sulla competenza e non sulla coerenza, cioè cerchiamo di fare in modo che effettivamente ciò che scriviamo sia coerente, non sia in un conflitto uno con l'altro, e però vuol dire che da qualche parte qualche dettaglio probabilmente dovremmo lasciare tutto inteso. Ma anche perché non possiamo scrivere 12.000 pagine di requisiti per essere veramente completi su tutto. Perché poi prima o poi dovremmo smettere di scrivere requisiti e cominciare a progettarlo, implementarlo questo sistema. No, non è la missione della nostra vita, ma è semplicemente una fase del progetto. Ok, quindi stiamo cercando di descrivere queste cose nel modo migliore possibile. Completo, coerente, non ambiguo. Dato questo, quindi abbiamo un testo che è a prova di bomba, sarebbe opportuno che questi requisiti fossero anche ordinati. Cioè dobbiamo dare un ranking di importanza di questi requisiti. Non sono tutti uguali, non sono tutti ugualmente importanti. Perché? Perché ai fini delle funzionalità principali del sistema alcuni aspetti sono essenziali, altri sono magari più decorativi. Allora dobbiamo, in fase di creazione di questi requisiti, ragionare su quali siano quelli più importanti, quali siano quelli opzionali, quindi se mancano questi non muore nessuno, quali siano invece legati tra loro, quindi se c'è un certo requisito implementato allora dovrò implementare anche quell'altro che dipende da questo e così via. Perché devo classificarli per importanza? Ma perché in una fase in cui sono ancora relativamente tranquillo, cioè la fase di analisi, posso ragionare effettivamente sull'utilità che hanno le funzioni ai fini della funzionalità principale del sistema. Posso anche allargarmi, dire, ma già che sto progettando pensiamo in largo, pensiamo anche a magari altre funzionalità che potrebbero essere utili, ma che sappiamo che potranno avvenire in un secondo momento, potranno essere meno importanti, meno urgenti da implementare, ma visto che sto pensando a tutto, ho lo sforzo di tenere in testa in modo coerente e completo tutti i requisiti, aggiungiamo anche questi, così li ho già pensati. Ma mi segno che non sono importanti. Poi se per caso ho una persona che non sa cosa fare, gli ho fatto implementare, se sono in anticipo con i tempi, gli ho fatto implementare, se sto facendo la seconda versione e mi rimane del tempo, li possiamo implementare. Cosa succede? Che io poi, una volta che ho l'intero insieme dei requisiti, definirò quali di questi requisiti vanno nella prima versione, nella versione 1 del prodotto. Come faccio a scegliere quali? Beh, di solito devo prendere quelli essenziali, quelli necessari, quelli a ranking più alto, priorità più alta, e li metto dentro, quelli ci devono essere. Poi, man mano che sto andando avanti con lo sviluppo delle versioni successive e ho con la gestione dei problemi, perché sono in ritardo, non so perché non funziona, devo rifarla, eccetera, dovrò a un certo punto decidere che in questa versione 1 del sistema una certa funzionalità non ci sta. Dovrò spostare almeno una o due, mi serve una settimana di lavoro in più per implementare una cosa importante che non sono riuscito a finire il tempo. Ok, questa settimana di lavoro come la recupero? Uno può dire lavorando di notte, ma non serve. Togliendo qualche cos'altro. Che cosa tolgo? Allora, immaginatevi la scena. Progetto in ritardo, gruppo di lavoro stressato, arriva il capo, strilla cose che non posso dire nel microfono, e adesso qua cosa facciamo? Cosa togliamo? No? E tutti che cominciano come quando interrogavano a scuola, a nascondere sotto il banco, e tipo, no, ma la mia parte è quella che ho già quasi finita, non è che la togliamo, che poi adesso mi mette a fare una cosa che non c'entra niente, eccetera. No? Oppure io non ho ancora cominciata, non te l'ho detto, togliamo la mia, cioè. C'è un po' delle dinamiche che in sotto, se parte le battute, che sotto stress, sotto pressione diventa molto difficile valutare in modo oggettivo quali sono gli effetti del scegliere una funzionalità piuttosto che un'altra per la sua inclusione o esclusione del sistema. Ma se tu l'hai fatto prima, con calma, e quando non eri ancora sotto pressione, hai colorato giallo, verde, rosso, priorità 1, 2, 3, 4 i vari requisiti, è facile scegliere, ok, buttiamo via o ritardiamo quello che ha priorità più bassa, tra quelli che avevamo pensato di svolgere. Fine, hai già deciso.
perché le implicazioni sul sistema del fatto che manchi l'implementazione di quel requisito le hai già fatte prima, le hai già invece pensate prima. Quindi diventa uno strumento in base, cioè uno strumento molto potente, semplice, dare un ranking a priorità, ma allo stesso tempo potente nelle mani di chi deve fare change management, quindi deve gestire il progetto e gestire i cambiamenti nello sviluppo. Tenete presente che con gli attuali modelli di sviluppo iterativi, o ad ogni nuova iterazione butti dentro nuovi requisiti con le varie priorità. Quindi può benissimo darsi che un'idea carina che ti è venuta all'inizio, che ha preso priorità 4, non verrà mai implementata dal sistema, perché ogni iterazione hai scoperto cose più importanti che il sistema deve fare. Ma va bene così. Tu hai semplicemente tenuto traccia di quelli che sono i requisiti e ad ogni nuova iterazione, ad ogni nuova versione, hai scelto di lavorare, di investire energie su quelli che erano i più importanti in quella fase di lavoro. Può anche darsi che poi con l'evolversi delle necessità queste priorità le andiamo a ritoccare, le modifichiamo. Il documento dei requisiti non sono le tavole della legge, è un documento di lavoro che deve essere sicuramente nella parte esterna condiviso con l'utente e quindi non più modificato, ma nella parte interna, con dei requisiti di sviluppo, può seguire ovviamente, no, può essere modificato per seguire la nuova conoscenza, la nuova e migliore conoscenza che si ha del sistema che stiamo controllando. Vediamo solo questa lista. I requisiti devono essere verificabili. Ecco, questo è ciò che dimentichiamo sempre, ma è forse il più critico, il più importante. Una frase, un requisito, un'affermazione sul sistema che non permetta di essere verificata sul prodotto finito non serve a niente. Il sistema deve avere un'interfaccia simpatica. Sì, possiamo metterci d'accordo, dire che è così, no? Ma poi chi è che lo valuta se poi la versione finale è, virgolette, simpatica oppure no? Non c'è una definizione di questo termine. Non è verificabile, non serve, è spazzatura. Il sistema deve essere veloce. Veloce quanto? Per me è veloce, per te è lento. E allora? Allora, se devo definire la velocità del sistema, devo definire il tempo di risposta e il computer su cui lo misuro. Perché magari sul tuo computer da sviluppatore super strafigo con 8 CPU è velocissimo, poi il mio utente ha un portatile sgualfo di 9 anni fa e non va avanti. Allora, è veloce o lento questo sistema? Se non ho definito dei termini di paragone, di sperimentazione, di misura, non ho detto niente. Quindi questo te lo dobbiamo sempre chiedere. Ogni affermazione che scriviamo è verificabile, cioè ho un metodo preciso per poterlo verificare? Perché poi è quello che in fase, ricordate la V, in fase di testing vado a verificare queste cose. Se ho fatto una specifica che non è verificabile o è ambigua nella sua verifica, quindi può essere sì, no, dipende, se c'è una soggettività nella verifica del requisito, non va bene. Perché ho fatto passare lì dentro dei requisiti che sembrano chiari come descrizione, ma non lo sono come verificabilità, e quindi ho reintrodotto l'ambiguità della finestra cercando di farlo uscire dalla porta. Qui c'è un altro aggettivo in questa frase, anche importante, che è cost effective. Io per sapere se l'interfaccia è simpatica, passatemi questo esempio, posso prendere 1000 utenti e fargliela provare e poi fare un questionario e loro mi diranno se è simpatica o no, avrò un numero, a questo punto ho un processo di misurazione ben definito che mi dà un risultato statisticamente significativo e quantitativamente misurabile che mi dice quanto è simpatica l'interfaccia. Peccato che per farlo mi ci vogliono 3 mesi e 20.000 euro. Ok, se è una cosa proprio importante lo posso fare, però devo sempre rendermi conto di qual è il costo nel riuscire a verificare questo. Vedete presente che oggi si cerca di andare sempre più possibile verso il testing automatico. Tenete presente che molto spesso nei sistemi software costa più il testing dello sviluppo, dell'implementazione. Se ci metto un giorno o un'ora a implementarlo, ci metterò da 1 a 3 giorni, quindi da pari tempo a doppio o triplo del tempo,
per testarlo. Testarlo non vuol solo dire ok, non funziona, ma capire perché, fare in modo che venga corretto, quindi testare la versione corretta, eccetera, eccetera. Per questo che si sta investendo su quei sistemi continuous integration di cui vi ho detto prima, sui test automatici. Cioè tu quando lanci il sistema, lui in automatico, dopo che l'ha compilato, fa una serie di prove e ti spara fuori quali dei test hanno fallito. Quindi il più verificabile dei test in assoluto è il test che si fa da solo e ti dice da solo sì o no. Di fatto è il codice stesso. No? Infatti ci sono queste metodologie di sviluppo del software che prendono il nome di Test Driven Development, TDD, in cui prima scrivi il test, come cosa fa il programma di codice, poi scrivi la funzionalità, poi li metti insieme e il test fa girare l'applicazione e verifica se funziona. E allora tu sei sicuro se è un programma che alla fine ti stampa sì o no, è verificabile. Poi magari non è corretto, scusate il primo, perché il programmino di test è fatto male, è fatto coi piedi e quindi non sta testando bene, ti dice sempre ok, no? Il test è riga 1, stampa ok, quello è il programma di test, non testa niente. È verificabile, perché alla fine la risposta te la dà sempre in automatico a costo zero. Peccato che sia sbagliato, perché non stia testando quel requisito, ma testa semplicemente l'esistenza dell'universo. E poi, dicevamo, accennavamo già prima, che questi requisiti in qualche modo devono essere modificabili, cioè devono poter vivere. Non è che mi devo incaponire perché avevo scritto 3 mesi fa una certa frase e tutti i giorni mi sveglio e mi accorgo che quella frase non ha senso, che il sistema non potrà mai funzionare se lo faccio così, ma comunque lo devo implementare così. No? Di capi così ce ne sono in giro, no, ormai abbiamo deciso, basta. Cercate di soffocarli nella notte. Cercare di capire quali sono gli spazi di miglioramento. Quando io progetto un sistema, non l'ho ancora capito quel sistema, anche se ti fatturo come se l'avessi capito, non l'ho ancora capito, lo capirò mentre lo farò, molti degli aspetti. E quindi se capisco qualcosa di migliorativo, oppure capisco qualcosa di errato nella versione iniziale, la devo poter modificare. Occhio che però non vuol dire che vivo col bianchetto in tasca e quindi quando c'è qualcosa che non mi piace lo vado a taroccare o vado a correggere, perché altrimenti non avrei traccia di ciò che succede. Queste modifiche devono essere innanzitutto tracciate, tutti sanno che l'ho modificato e tutti devono sapere che implicazioni ha l'aver modificato un certo requisito. Oh, mi dico questo, ma allora a chi lo devo dire? Quali altre parti di sistema devono essere modificate, o quali altri requisiti devono essere modificati, o quali altre parti di codice che ho già scritto dovrò correggere per il fatto di aver modificato un certo requisito? Questo è un processo normale di progettazione. L'abbiamo già visto facendo i nostri diagrammini dell'attività, che a quel punto devi tornare al modello di processo, e poi torna il modello concettuale e poi aggiungi un pezzo di qua, lo correggi di là per renderli coerenti, perché subito non avevi pensato tutto o l'avevi pensato nel modo sbagliato. Va bene, la differenza è che noi questi modelli qua riusciamo a tenere tutti in testa perché sono semplici, sono piccolini, allora abbiamo tutto presente a un certo punto in mente. Qua no, hai bisogno di un supporto documentale perché hai un sistema più complesso, più ampio e più persone che ci lavorano, quindi non tutti possono condividere il cervello con gli altri, poi dici. E quindi da qua la modificabilità si porta dietro ovviamente la necessità di avere un sistema di tracciabilità. Quali sono le varie versioni del requisito e idealmente qual è la riga di codice o le righe di codice o la funzione o il modulo che implementa quel requisito lì. E quando è stato cambiato? I sistemi di sviluppo attuale permettono questo tipo di collegamenti. Dentro il codice vai a mettere un codicillo che è il codice del requisito. E così è in grado di, diciamo così, gestire l'evoluzione dei requisiti insieme all'evoluzione del software che lo implementa. Quindi l'implementazione deve essere il più possibile collegata alla specifica dei requisiti, no? Diventa molto più facile da gestire. E tra l'altro un requisito può cambiare perché durante lo sviluppo ho scoperto che è meglio cambiarlo. E ovviamente ci vorrà la firma di qualcuno che l'autorizza, ma va bene. Quello è un problema organizzativo. Oppure un requisito può cambiare proprio nell'evoluzione del sistema. L'anno prossimo cambiano le aliquote IVA, allora il sistema è lo stesso, però quei requisiti là vanno modificati. Perché anziché avere
fa ancora ridere quella volta che la Politecnica ha deciso di fare quante sono 72 fasce di tassazione, una cosa del genere, no? Perché qualcuno dice no, non voglio la formuletta, no? E allora hanno fatto tante piccole fasce che differiscono per 100 euro l'una, una cosa di questo genere. È chiaro che il sistema da prima, che aveva la formula proporzionale, a dopo hanno dovuto riscrivere quella parte lì di specifica del sistema. Se ci fosse stata una documentazione fatta bene dietro, avremmo avuto dei requisiti e direttamente l'informazione su quali erano le parti di codice, di software, di database da modificare, perché prima implementavano una certa funzionalità e nella versione futura ne hanno dovuto implementare una nuova. Ovviamente tutto ciò che non è queste qualità è un difetto nei requisiti. Quindi in realtà questo elenco non è nulla di nuovo, ma è la negazione dell'elenco precedente. Ma visto che tutti abbiamo voglia di una pausa, non stiamo a vedere questo elenco, lo riassumiamo dicendo che è il contrario di quello precedente. Facciamo 4 ore di pausa. Thank you.